Ciao amici, fino ad oggi mi avete sempre visto in veste di fotografo, ma oggi vi parlo in veste di comune cittadino e di consumatore, come poi siamo tutti noi. Ieri sera ho ascoltato il discorso del Presidente del Consiglio riguardo alla chiusura delle attività commerciali e sono pienamente d'accordo. Da quel momento ho pensato a quanti disagi dovremo affrontare tutti noi proprio come consumatori in questi giorni, sperando sempre che si risolva nel più breve tempo possibile. La chiusura delle attività produttive significa la chiusura del parrucchiere che avevamo sotto casa, dell'estetista che andavamo con una certa routine a trovare, del ferramenta che magari ci salva dai problemi che possiamo avere in casa. In una società come la nostra, dove comunque anche settori secondari, non di primaria importanza, ma quasi anche di lusso, di benessere, no? Che ci fanno stare bene. Con oggi non avere la disponibilità di queste attività aperte ci rechi comunque un disagio. Immagino le donne maggiormente, che sono abituate una volta alla settimana, due volte alla settimana a recarsi dal proprio parrucchiere, per sentirsi belle, per sentirsi sicure, quindi purtroppo devono affrontare questo disagio. Scusate se mi focalizzo sul parrucchiere, ma è il primo esempio che mi viene in mente, ma può essere l'estetista, una persona anche anziana ha bisogno di curare i piedi, non so, ogni settimana, ogni 10 giorni, e purtroppo non può soddisfare questa sua esigenza. Quindi da ieri sera sto riflettendo e mi sto facendo anch'io, essendo consumatore come voi, mi sto facendo coraggio per affrontare questa situazione che comunque ci arreca disagio. Torno a dire, non sono attività primarie, quindi non sto parlando di attività che vendono pane, acqua, cibo, ma comunque attività che nella società di oggi, abituata anche rispetto alla società che c'era magari 20-30 anni fa, quindi dei nostri genitori, maggiormente dei nostri nonni, è la nostra, una società insomma che sta vivendo anche discretamente il suo tenore di vita, e quindi dover rinunciare forzatamente allo stile di vita che fino ad oggi abbiamo un po' tutti, capisco che dobbiamo stringere forte i denti e pensare insomma ad un'alba di rinascita ben vicina, perché comunque anche questi generi di secondaria utilità sono oggi diventati quasi di primaria necessità. In tutto questo disagio, quindi, dobbiamo capire quanto siamo importanti l'uno per l'altro, quindi quanto il mio lavoro è importante per il tuo benessere, per vivere un tenore di vita soft. E quindi quando la mattina ognuno di noi si alza e sa che fino alla sera dovrà stringere i denti e sacrificarsi per svolgere la sua attività, perché oggi insomma i lavori sono diventati veramente dispendiosi, oltre che economicamente ma proprio anche come fisicamente parlando, quindi ogni lavoro ha un suo dispendio di energie fisiche, intellettuali,
organizzative immenso, anche perché le nostre esigenze sono sempre e saranno sempre maggiori, e quindi capite bene quanta importanza abbiamo gli uni per gli altri, proprio grazie al lavoro che svolgiamo. E quindi l'essenzialità di ognuno di noi, non possiamo fare a meno di te, perché comunque sei essenziale per la società, per il benessere di tutti noi, della nostra comunità. E allora, quando poi torneremo alla normalità, quindi a poter usufruire di questi servizi che ognuno di noi offre all'altro, ricordiamoci di oggi, ricordiamoci di questo momento di disagio che comunque tutti noi affronteremo, e abbiamo rispetto per il sacrificio che ognuno di noi compie tutti i giorni proprio per il benessere altrui. Quindi il nostro lavoro vuole essere anche un'attività col fine di soddisfare i bisogni dell'intera collettività e quindi di tutti noi. E allora non vediamo ogni attività singola a sé stante, ma veramente una condivisione di benessere reciproca. Ognuno di noi collabora per gli altri, per rendere bella, felice la vita di ognuno di noi. E allora grazie a tutti noi che insieme riusciremo a vincere questo disagio momentaneo. Ciao e grazie.